Allora, diciamo che oggi per noi costituisce una giornata molto importante. Abbiamo raggiunto un obiettivo che ci eravamo prefissi, non solo dal nostro arrivo qui nell'assunzione della gestione commissariale, ma soprattutto a seguito dei tristi fatti verificatisi il 17 febbraio scorso con l'omicidio del povero Romeo Bonnarese. Ci siamo dati subito questo obiettivo, questa meta. Dovevamo cercare in qualche maniera di reperire fondi per poter assicurare il miglior controllo della città. Fortunatamente si sono venute a creare delle condizioni favorevoli, l'avvio anche di un altro sistema di fibra ottica nel comune ci ha consentito di poter partire già da una base, da un sistema, e così siamo riusciti, veramente accelerando tutte le tappe, ad arrivare ad oggi con il decollo e quindi il funzionamento, l'accensione di alcune telecamere nei posti che noi riteniamo più a rischio per la movida di Formia. L'intento però è quello di non abbassare la guardia, ma abbiamo immaginato, stanziando appositi fondi in bilancio, la possibilità di implementare questo sistema attraverso la partecipazione a nuovi bandi di finanziamento che periodicamente il Ministero dell'Interno dedica proprio agli impianti di videosorveglianza, consentendo al Comune di Formia di presentarsi a quell'appuntamento con una somma più accettabile, quindi sicuramente oggetto di attenzione da parte di chi esaminerà le richieste. A proposito di somme, è stata anche destinata una somma importante, 250.000 euro. Sì, diciamo che siamo partiti stanziando subito questa cifra perché pensavamo che potendo mettere a disposizione il Comune una cifra abbastanza impegnativa come sono 250.000 euro, probabilmente sarebbe stato preso in considerazione prioritariamente rispetto ad altri, perché è importante la contribuzione da parte del cofinanziamento da parte del Comune. E quindi abbiamo fatto questo. Naturalmente abbiamo attinto a quei fondi in parte per realizzare questa prima tranche di telecamere, agganciandoci, come dicevo, ad un progetto di fibra che già è operativo e che da qualche giorno insomma ha preso il via in Comune a Formia. Il prefetto di Latina, Maurizio Falco, in videoconferenza ha sottolineato l'importanza di questo progetto pilota al quale si vogliono agganciare anche altri progetti in provincia, soprattutto fare rete in questo comprensorio. Certo, non c'è dubbio che ormai è all'ordine del giorno l'importanza dei sistemi di videosorveglianza. Il sistema informatico per migliorare il controllo del territorio è sicuramente la strada da percorrere. Noi abbiamo cercato con questa giornata di dare, per così dire, l'esempio in via. Speriamo noi stessi di migliorare, spero che l'amministrazione che subentrerà continuerà questo percorso, ma speriamo soprattutto, come ho detto alla presenza del prefetto, che possiamo costituire anche un esempio e un punto di partenza per i comuni che sono intorno a noi e con i quali siamo comunque strettamente collegati, senza soluzioni di continuità, proprio nel discorso della lotta alla criminalità in genere e comunque alla sicurezza, alla tranquillità dei cittadini. Grazie mille.